È tempo di fare il ritorno a casa, è tempo di abbracci, lacrime e ultimi sorrisi, è tempo di riporre emozioni e sogni nello zaino. La conclusione di una giornata mondiale della gioventù è sempre un misto di letizia e malinconia, ma anche di grande consapevolezza. È il presente, non siamo il futuro, siamo il presente, dobbiamo andare avanti, tutti insieme, come un mondo, come una famiglia, come fratelli, quali siamo. Andiamo a costruire ponti, così tutti ci uniamo e andiamo tutti insieme verso Cristo. La gioventù è il presente e siamo quelli che costruiamo ponti verso Cristo. L'adesso di Dio per me è quello di riuscire in questo mondo a portare la bellezza di un Dio che mi ama, di un Dio che mi regala ogni giorno un dono più bello, quello del creato e quello dell'amicizia e della fraternità. Questo per me è essere quello che il Signore mi ha chiamato ad essere, un testimone della sua gioia. Tutti i ragazzi che lasciano il campo di San Juan Pablo II hanno assorbito come spugne le parole di Papa Francesco. È l'ora di Dio, è l'appello di Dio che chiama ciascuno di noi, là dove siamo, che ciascuno di noi sta percorrendo. Qualcuno è più credente rispetto agli altri, ma è una chiamata che va accompagnata. Come ci ha detto il Papa nell'esortazione sulla santità, Dio ci ha chiesto di seguirlo. Sono molto felice e si può essere molto felice quando noi diamo assolutamente tutto con passione. Come diceva ieri il Santo Padre, chiede una consegna assoluta, totale e definitiva per amore di Cristo. Allora è una consegna felice, totale è la vita e la vita con Lui è il massimo. Nella nostra vita nulla è scontato. Il Papa ci ha chiesto di essere aperti all'amore oggi, di lasciarlo entrare nelle nostre vite, perché Dio ci sta amando, ora. Dio ci ama, non è in discussione questo. Basta dare un'occhiata a tutti questi ragazzi, a questa giornata mondiale della gioventù, per vedere che Dio è vivo, è reale, ed è la cosa più meravigliosa di questa GMG. C'è chi parte, ma anche chi resta, come i panamensi, felici per la riuscita della Jota Mejota, già proiettati in avanti, ai frutti che verranno da un evento vissuto con straordinaria intensità. Un sacerdote ci parla del consolidamento delle famiglie, della ricerca di Dio che ha coinvolto molti ragazzi, dei cambiamenti positivi sia a livello spirituale che di responsabilità pubblica. Altri della simpatia del mondo conquistata da Panama per 5 giorni, capitale della gioventù, ora più forte grazie all'amore di quanti sono arrivati da tante regioni del mondo. E poi c'è chi non nasconde l'euforia, ma anche chi sa che dopo Panama la vita potrebbe cambiare in meglio. È stata una esperienza bellissima, non ho mai provato un'emozione così grande nella mia vita. Papa Francesco ci ha dato uno straordinario dono, ha parlato direttamente al cuore dei ragazzi, quello di cui noi abbiamo bisogno per riuscire, un'umanità vera e l'amore verso Dio. È stato un giorno meraviglioso. È incredibile perché il Papa ci dà voglia, ci dà carica ogni giorno, ci dà la forza di seguire Cristo riprovando e lottando per essere un giovane di adesso, come dice lui, ed è molto gratificante ascoltare queste parole di cui abbiamo bisogno in alcuni momenti. Io personalmente ne avevo bisogno in questo momento perché ero perso nel mondo e non vorrei sia solo questo momento, vorrei riviverlo sempre. A questo momento, pues, non solamente quiero dejarlo en un momento, sino que vivirlo siempre.